Una crisi senza fine che giunge dopo l'ennesima umiliazione subita dopo Fiorenzuola e Legnago. Si pensava di aver toccato il fondo, ma Trento è andata anche peggio. Una serie di risultati negativi senza precedenti collezionati da giocatori che scendono in campo senza mordente. Allo stadio Briamasco, la 18ª giornata del girone A di Serie C si è trasformata in una vera e propria tragedia sportiva. Il Lane non ha mai tirato in porta in 90 minuti più recupero e il momentaneo pareggio è arrivato da una sciagurata azione di disimpegno da parte dei padroni di casa. 4 gol subiti, tutti con gravi errori di posizionamento, movimento collettivo. Dalla trasferta trentina sono emersi tutti i limiti e i problemi di una squadra allo sbando e che, se non trova le giuste soluzioni, rischia di crollare ancora, rischiando di non arrivare a disputare i playoff. Per questo motivo, oltre alle dimissioni di Rinaldo Sagramola, servono ulteriori interventi nello staff. Va valutato attentamente l'esonero di Aimo Diana, che potrebbe arrivare nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre.